Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere tutte le lavorazioni che vado a fare nell'orto a gennaio. Per prima cosa partiamo dall'impianto di cavolfiori. In questo caso su questa proda c'erano i cavolfiori bianchi, tra cui ho levato e ho buttato un poco di scarti di cucina per fertilizzare il terreno. L'orto ho messo anche altri cavolfiori, in questo caso stiamo parlando del broccolo romano. Primo anno che lo coltivo ed è molto bello da coltivare ed è molto simpatico dalla sua forma a sfera. Poi, passando avanti, un altro lavoro che c'è da fare nell'orto a gennaio, calabrese. Un'altra lavorazione da fare è raccogliere il broccolo calabrese, anche questo è molto bello, lo coltivavo da diversi anni. Molto buono anche la produttività, ovviamente buttandoci sempre del compost ogni mese. Ogni mese una ciotolina di compost. Poi, passando avanti, un'altra lavorazione, potatura del broccolo di Natale. La potatura del broccolo di Natale consiste nel levare la testa del cavolo e di far uscire le nuove femminelle, come si vede in questo caso. Come faccio vedere, in questo caso va tagliata la testa, così le femminelle possono germogliare e quindi avere un raccolto molto ma molto più bello. E questi cavoli si possono cucinare in cucina come il cavolo calabrese e il cavolo romano, ma anche come il cavolfiore bianco. In questo caso non ho fatto la potatura e la pianta è in queste condizioni, quindi andando a fare la potatura abbiamo una maggiore resa della pianta. Le femminelle andiamole a buttare in compostiera. Lo so che qua c'è un disastro, però dopo andremo ad aggiustare anche la compostiera. Sta crescendo, pensavo che non cresceva, ora cadevo nel fango. Pensavo che non cresceva, però nell'ultimo periodo, quando le temperature si sono iniziate sono iniziate a scendere sotto lo zero, è iniziato a formarsi la palla. Fra 2 settimane sarà pronto. Spostandoci, è iniziato a formarsi la palla. Fra 2 settimane sarà pronto. Spostandoci qua troviamo i finocchi, 12 finocchi messi a settembre, perché gli altri li ho messi verso novembre quando le temperature sono iniziate a scendere. Questi finocchi qua con il caldo si sono già iniziati a sviluppare. Passando avanti troviamo le bietole e la scarola liscia. Le bietole già le ho raccolte, come potete vedere. Le bietole già le ho raccolte. Un consiglio che vi do quando raccogliete le bietole è di raccogliere solo le foglie e di lasciare il tronco centrale, così germoglierà sempre, ributterà nuove foglie, come in questo caso. La scarola liscia, la maggior parte già l'ho raccolta, rimangono solo 2-3 piedi da raccogliere. Quest'anno non ho fatto l'imbianchimento perché la scarola all'interno è quasi bianca da sola, si è fatto l'imbianchimento naturale. Passando qua troviamo l'insalata, la canasta, molto bella, anche se l'ho iniziata già a raccogliere, fra poco le raccoglieremo tutte quante. In questo pezzo qui avevo le zucche, per le zucche da fiore di zucca. In questo caso le abbiamo levate, un mesetto fa le abbiamo levate, un poco di materia organica come le foglie di scarto delle bietole. Guardate qua che foglie che hanno cacciato le bietole, non so se le rende. Non so se si rende. Una cosa che mi sono dimenticato di dire sulla bietola è una bietola colorata, quindi diverse varietà di bietole, tutte di un diverso colore. Poi passando avanti, andando avanti, troviamo dei semenzai di finocchi abbandonati nel nulla, va bene. Poi passando più avanti troviamo le fave.
Le fave, una varietà che di semi che non ho mai visto e che ho deciso di piantare. Uno degli altri lavori da fare nell'orto a dicembre è attaccarle. Dopo le andremo ad attaccare. Le fave le ho seminate 2 settimane fa e già sono così grandi, sono molto soddisfatto. Passando più avanti troviamo il mio nuovo impianto di carciofi. Impianto di carciofi che non è stato comprato, non sono stati comprati i semi, non sono state comprate le piantine, ma ho preso i nuovi germogli dell'impianto che avevo vecchio e le ho piantate. In questo caso le ho piantate a novembre, è passato un mese e hanno cacciato le radici e stanno buttando anche le prime foglie nuove, come in questo caso qui. Hanno iniziato a buttare anche le prime foglie nuove. Passando all'interno tra una fila di carciofi, ho deciso di piantare dei finocchi all'ultimo, dei finocchi che ho piantato a inizio dicembre. Già sono diventati abbastanza grandi, ci sono queste strutture in ferro, il tessuto non tessuto, il TNT, per proteggerle dal freddo. Dell'orto è uscito pure un video, avevo seminato la lattughina da taglio e gli spinaci li ho raccolti. Infatti ho iniziato a muovere anche il terreno per seminare dei piselli. Questo è uno spoiler che uscirà in un altro video. Come potete vedere qua la lattughina da taglio cresce, e questa qua la maggior parte l'ho iniziata a raccogliere e poi ho mosso un po' il terreno e l'ho riseminata. Eccola qui. Spostiamoci in quest'altra parte dell'orto che è un poco abbandonata. In questa parte qua c'erano i fagiolini che avevo messo a fine agosto, li ho raccolti un mese fa. Ora ho levato tutto e sta crescendo una foresta di erba. Al lato dei fagiolini c'erano delle cime di rape, come potete vedere, anche se raccolte. Poi qua c'era una fila di piselli nani che ho seminato anche da un'altra parte. Dopo andremo a vedere se sono germinati. Se trovo un fusto ve lo faccio vedere. Qua parte dell'orto un poco più pulita. Ci avevo seminato gli spinaci, li ho raccolti. Ora si sta creando una pacciamatura artificiale con le foglie degli alberi. Spostandoci più in fuori per delimitare questa parte di orto, ho deciso di piantare dell'aglio. Visto che ci troviamo tra le fave un'altra volta, perché le andremo ad attaccare, andiamo a vedere se i piselli stanno germogliando. Ah, eccoli qua. Ecco qui un germoglio di pisello. Se mette a fuoco la camera, ecco qui un germoglio. Qua ci sono altri 10.000 germogli, li ho seminati a spaglio. Vado ad attaccare le fave, vado a prendere un momento lo spago e... Ho preso lo spago, ora le andremo ad attaccare. Allora, prima fila attaccata con lo spago, spago a destra, spago a sinistra, attaccati con i due pali. Allora, le fave sono una pianta che si reggono anche da sole e possono resistere anche a temperature sotto lo zero. Però io le attacco perché da me c'è sempre molto vento, quindi ho paura che prendano e si piegano. Pure quest'altra fila qui. E l'attacchiamo e dopo andiamo ad aggiustare la compostiera per mettere gli scarti delle bietole che sono stati buttati nella terra. Allora vi metto qui un momento.
attaccate tutte e due le file delle fave. Vi consiglio invece di usare questo spago qui, c'è anche uno spago biodegradabile. Se mai vi metto qualche link in descrizione per comprarlo su. Andiamo ad aggiustare la compostiera dove andremo a buttarci dentro tutti questi scarti qui. Visto che dobbiamo prendere tutti quei scarti qui e la terra è bagnata, ho preso il mio amato erpice a 5 denti. Lo so, il bordello, il casino è molto, però i teli dopo li andremo a mettere sui finocchi. Già abbiamo accumulato un poco di materia organica. Mi vado a lavare le mani perché le mie mani sono inguardabili e subito dopo andiamo a mettere il tunnel sui finocchi. Che gli devo portare una lattuga per mangiarla oggi a pranzo.
Quindi decidiamo quale fare e andiamo là a raccogliere. Fatta la lattuga, ora tutte queste foglie brutte le andiamo a buttare in compostiera. Lattuga pulita, ora non ci resta che portarla a casa e mangiarcela. Allora, ricapitolando tutte le lavorazioni che ho fatto nell'orto, sono state attaccare le fave, pulire il broccolo di Natale, mettere il telo sui nuovi finocchi, raccogliere la sporcizia, cioè gli scarti delle bietole, e buttarli in compostiera. E poi abbiamo aggiustato anche la compost. Con questo video è tutto, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like per restare sintonizzati su tutti i video che escono. Ciao!